Sei pronto a vivere un anno da campioni con i calendari 2024 di Europublishing? Ogni giorno, ogni mese, ogni stagione, vivi la passione rossonera in modo unico con i calendari ufficiali AC Milan firmati Europublishing. Le foto più belle e le descrizioni dei campioni del Milan fanno da sfondo al calendario ufficiale del club, un'edizione da collezione che raccoglie le immagini più spettacolari e significative della stagione in corso. Dai gol di Giroud alle sgroppate di Leao, passando per le parate di Maignan, scegli il tuo calendario preferito. Cosa aspetti? Corri in edicola oppure su Amazon alla pagina Europublishing a comprare il tuo calendario 2024 del Milan. In tante versioni e formati, orizzontale da collezione, verticale e verticale con tre braccialetti rossoneri. Scegli il calendario a misura dei tuoi sogni. Con il Milan nel cuore e il calendario Europublishing in cucina o in cameretta, il tuo anno da campione inizia ora. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Pranzo, pranzo, tu non sai che fare, sintonizzati con Lunch Press, il programma che ogni giorno aiuta a vincere lo stress, è Lunch Press. Al microfono il pilota è Maturo Edoardo, tutti i giorni a fianco a lui c'è Menini Leonardo, che sarebbe il copilota e quindi porta anche il casco. Maturo ha un vaso da fiori per bere la grappa, talmente grosso che per sollevarlo non basterebbe il Rivaca. In regia c'è Morgan che schiaccia i tastini, mette voci inopportune mentre parla Menini. Da Bergamo son collegati con un vecchio Nokia, milioni di persone frutto della mente Dani sporchia. Il Do, il Bralele Adani, caresso il Gian Maestro. Se ascolti tutti i giorni trovi molto più di questo. Qualche volta Sedorf manda un audio poco serio, Trash Abate, anche se in diretta ci sono ospiti veri. Ma se non hai capito qui di cosa si parla, dillo all'avvocato e dillo anche alla mamma, dillo a chi vuoi tu e dalle 13 che inizia il programma. Lunci cocci 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 con Allora, io ho un'idea, raga. Se parliamo tutta la puntata di Sinner, non dobbiamo parlare per forza della difesa del Milan o del metodo di come il Milan difende, per citare quel meme, Leo. Metodo? No? C'è un metodo? Beh, non lo so, ne parleremo un giorno. Leonardo Menini lo vedo già on fire, devo dire. Con questa domanda retorica che presuppone una polemica. Come sei diventato polemico, Leonardo Menini? Hai ragione, dobbiamo fare quelli che all'acqua di rose, no? ma siamo terzi. Parliamo di Sin, avevo fatto una buona proposta. Ti sei svegliato, Leo? Perché che erano 9:30, non era un orario particolarmente... No, infatti, sono stato incollato quattro ore allo schermo, simbolo di resilienza, è stato eccezionale per me, eccezionale, qualità... Più resiliente della sua squadra, lo possiamo dire? Sì, come quello forse anche io che faccio lunch press da 2 anni, sono più resiliente del Milan, campionissimo, eccezionale, 22 anni, vinto uno slam, fantastico, Yannick rossonero. Io tra l'altro ieri poi in pieno delirio tennis mi sono guardato anche Breakpoint, la serie di Netflix, devo dire la verità, non male. Ci sono molti temi che si potrebbero traslare sul calcio. Tra l'altro, la seconda parte di questa puntata potrebbe raggiungerci Ale Nizegorocev, che è direttore di Sport Face e grande esperto di tennis. Lui lo conosce molto meglio di noi, Sinner. Non so se abbiamo già Mister Pioli in collegamento, ma prima raga, male. Però chi oggi? Adesso mi dite quante televisioni, quanti broadcast, quanti canali YouTube oggi sono in grado di darvi in esclusiva un audio del campione Yannick Sinner. Ciao ragazzi, spero che avete sentito che questa mattina... No, ma l'avevo messo uno, scusate. Ciao ragazzi, spero che avete sentito che questa mattina c'è stato un boom di iscrizioni al tennis grazie alla vittoria di ieri.
Io sono molto contento di questo, così almeno magari fallisce il padel, che è uno sport di merda. No. Salutiamo tutti, sì, quelli. Tutti. Tra l'altro sembra un po' nazista. Sembra un po' nazista questo Sinner. Questo Sinner. Ma Leo, a te l'onore di dare il bentornato. Ma che onore, ma che onore, mister. Cos'è che ha detto di nuovo la sua, cos'è che ho sentito dopo la partita? No, ma non abbiamo giocato neanche male. Ma mister, riferito a Bologna, non aveva tu, sì. Di chi parlava però mister Pioli? No, siamo contenti, è stata una buona prestazione. Contenti di cosa? Di cosa? Ci stiamo avvicinando a vincere il primo trofeo stagionale. Sì. Che è il premio fair play, perché comunque non gliene frega. Posso dire che non gliene frega niente a nessuno del premio fair play. Cioè, allora, tu vuoi sentire Mourinho che ti dice zero titoli tutto l'anno? No, allora no, però vinciamo qualcosa. Sì, vinciamolo, consideriamo. Ma c'è spazio nella sala dei trofei, sì, per il premio fair play. Per il premio fair play. Ma ci stavamo pensando, ma non abbiamo idea di come sia fatto. Per cui si toglie qualche intanto sono tante. Sono sette, occupano spazio e si fa spazio, si lascia spazio al premio fair play, mister. Cioè, comunque adesso sono stati molto sportivi, nonostante comunque i calciatori del Bologna abbiano cercato di decapitare Simone Rapa, noi abbiamo sbagliato i due rigori, anche per far capire che noi non siamo come i cugini, che cioè loro hanno i rigori, li segnano. No, adesso allora è caduto là. Però ragazzi, è caduto definitivamente l'alibi, perché fino a settimana scorsa eravamo qui a dire però l'Inter quanti rigori gli danno, eccetera, eccetera. A noi ne è andati due e non ne abbiamo segnato neanche uno. All'Inter ne è andato uno al 90° contro Sommer, è netto, non gliel'è andato un altro alla Fiorentina come quello di Terracciano. Lo so, però ragazzi, è inutile trovare ma non c'è scusa se sbagli, esatto, due rigori e pareggi, esatto, col Bologna. Esatto. Io voglio sapere, ad esempio, cosa stava pensando Olivier Giroud in quello. È vero che i francesi storicamente, grazie a Dio, sono scarsi nei rigori. Sì. Però noi due, cazzo, cioè, e ci abbiamo tutti e due il telefono. Ciao Olli. Ciao, mi dispiace che ho sbagliato la rigore. Ma no, ma ci mancherebbe. Vedi, Olli, poi mi fa pena. No. Io pensavo che era portiere loro, pensava la Benfica come me, non si tuffava, no? Allora ho tirato piano, ma lui era concentrato, l'ha bloccata. Sì, stava parando un rigore, era concentrato sul rigore, Olli. Non è, io no, pensavo alla Benfica, pensavo anche lui, no? Ho capito. Allora potresti concentrarti sul rigore. Oh, sono 10 secondi da quando prendi la rincorsa a quando tiri il pallone. Non ce la fai 10 secondi a stare focus. Tanti sbagliati quest'anno. No, troppo difficile. Non è difficile. E allora non batterli più i rigori. Infatti ho tirato io il secondo. A posto. Sì, ma perché non c'era Olli in campo in quel momento. Sì, Matteo. Tiravo io lo stesso. Il problema è che sono abituato a tirare i rigori nelle porte. Le porticine. Con regole diverse, perché Teo, se prende il palo non la puoi ricolpire tu. Io sì, spoiler. Ma anche su quello, anche sul tatto, ma le regole base, Teo. Ah, come quando che devi parcheggiare la macchina grande, no? Sei abituato con la macchina piccola. Sbagli la misura, io ho detto qua ci entra, invece non c'è entrato, ha preso palo, è incredibile. Ho dimenticato anche le regole del calcio. Sì, il Bologna non è che aveva tirato sto rigore eccezionale, però era forte almeno, no? Era più forte, sì, il portiere sul rigore secondo me non ha mai colpe. Gli è passata sotto, Mike, dici, e gli è passata sotto le gambe il primo. Però il primo c'è stata una deviazione, se visto dal replay un po' può essere quella che ha... Ci ha abituato a delle prestazioni eccezionali, nel momento in cui c'è un'incertezza si nota. Però io dico, che colpa li vuoi fare a questi giocatori se fino a ieri hanno avuto come esempio Zlatan Ibrahimovic, no, uno vero, che i rigori li sbagliava a grappoli. Quello intendevo io. Oggi si fa un lezione in Milanello, no? Tutte le lezioni da Zlatan li abbiamo chiusi in stanza a guardare come si tira calcio di rigore. A posto, no? Milan-Udinese dell'anno scorso. Sì, proprio quello esempio, perché quello è la dimostrazione che se sbagli deve essere bravo a avere personalità. A farlo ritirare. Beh, però, allora, su questo non ha tutti i torti però Leo, obiettivamente. Se sbagli l'importante è ritirarlo un'altra volta. Sì, ma non te lo fa ritirare però come Zlatan. Sì, è difficile, cioè... esatto, è difficile convincere gli arbitri, Zlatan. No, di questo.
io non è stato di fecciole, io ho guardato arbitro, quando ho sbagliato gli ho detto no, se ne fa. Ho visto portiere Silvestri che si è mosso prima, sicuro si ripete, infatti vi ha ripetuto, però lui vede Giroud che guarda nel vuoto, chissà cosa pensa e dopo non ti fa rifare, questo è il problema grosso, ma oggi insegno io, non ti preoccupare. Ma Olli, effettivamente, lo diceva anche Leonardo, mi sembra sia il secondo di fila sbagliato. Quest'anno cosa non succede? Bene, cioè, stiamo perdendo qualche gol. Cosa ti ho detto io quando ha segnato contro Empoli? Ti ho detto? Che quasi sbaglia, tu no, ti hai dato sotto in croce, ti ho detto quasi sbaglia. Sì, effettivamente è rivisto un anno di poi, però Olli, cosa sta succedendo? Dimmi a me. Forse quando diventi più vecchio c'è chi c'ha dei problemi di un tipo, e io e Zlatan abbiamo un altro che non riusciamo più a centrare la porta. Non... Ah, però dici, non basta il Viagra in quel caso, però per segnare i rigori. No, forse Teo l'ha preso il Viagra, infatti ha preso il palo, non so, gli è rimasta quella immagine nella testa, così abbiamo sbagliato due rigori, faremo il prossimo. Ho capito. Però ci abbiamo passato. La partita si è chiusa sul risultato in pareggio, va bene il prossimo, per carità. Sì, ma tanto abbiamo segnato subito dopo, non è successo niente. Abbiamo preso gol. È quello. Considerando che prendiamo due gol a partita. Il Milan è anche grazie a quest'uomo che sta parlando, Zlatan, fatene una ragione, il secondo attacco del campionato. Sì, è una difesa però Zlatan, pessima. Vabbè, un colabrodo. Sì, vabbè, capisci come è basso il nostro livello di attacco quest'anno. Ma siamo secondo? Secondo, perché gli altri più scarsi, no? Perché te sei ho capito, vabbè. Però c'era Zlatan, aveva fatto 10 gol, bene, ma con Giroud non ne ha fatti 10. Però detto questo, cosa volevo dire, Leo? Con tutto il rispetto per Kier, ma in alcuni momenti sembra che pensa alla Benfica, diciamo così. Io mi chiedo, Simic che fine ha fatto? Intanto Simic che fine ha fatto? Cioè, abbiamo preso un gol in 3-2. Cioè, i nostri due difensori sono lasciati completamente allo sbaraglio in 3-2. E quell'azione lì, secondo me, è emblematica. Cioè, il Milan non difende da squadra. Tra l'altro, sì, che è scritto S-E-Y, dice: a noi manca uno come che sì. In realtà, il titolo di oggi doveva essere Loftus maggiore che sì. Perché, ragazzi, da inizio 2024 nessun centrocampista ha segnato più gol di Ruben Loftus-Cheek tra i centrocampisti nei 5 principali campionati europei. Non voglio più da oggi, lunedì 29 gennaio, ore 13:12, il nome di quella persona in questa trasmissione non si fa più, capito? Avete Ruben Loftus-Cheek, non rompete le palle. Però Rubs, l'abbiamo già bruciato, via. È bastata una parola, quattro lettere, mister Pioli. Bruciato, prima di ritornare a noi, Seedorf sui rigori sbagliati. Sta per volare il telefono. Aspetta. Ho visto davvero questa cosa. Stava per clippatelo. Cadere tutto, scusate. Ragazzi, allora, state parlando dei rigori sbagliati, è un problema questa cosa qua. Infatti penso che Pioli adesso inizierà a fare degli allenamenti specifici su tirare rigori. Io, se avete bisogno, vengo lì e vi faccio vedere come si tirano da seduto. Me lo sono immaginato. Bruttissima strano scena. Strano che ci sia un'allusione sessuale, ma io, se penso al sesso, la prima persona che penso è Max Allegri. Così, perché... caspita. Così accade. C'ho la fama del donnaiolo. Io ancora non ho dimenticato che è stato con com'è che si chiama? Barbara D'Urso, Ambrangioli con Max Allegri, raga. No, questo non è vero, non esagerare. Sempre prenditi da un dito, prendi il braccio. Angelina Jolie, troppo. Ambrangiolina Jolie. Ok, va bene. Ci sta. Sì, esatto, più. Comunque, niente, complimenti alla Juve, almeno la Juve ha pareggiato, Leo. In 10-11 tutta la partita, pareggia. Beh, complimenti, sì, quasi. Mi dispiace. Prossima settimana. Grand Theft Auto sembrava. Sì. Come si chiama? Milik. Come
come dice un vecchio saggio livornese, è meglio pareggiare 1-1 che vincere una partita con tanti gol. No, a parte il saggio livornese, esatto, si è autoproclamato. Abbiamo una mezza idea su chi sia. Io sono contento così, perché comunque lo Sufo vince 3-4-0 dopo la squadra. Vedi che cosa è successo? Però si perde terreno nei confronti del no, Lille. No. Allora, è la matematica, mister. No, allora. Te leggi i libri e non sei niente. Se te vinci tutte le partite 1-0, la tua testa cosa fa? Ti fa dire, ho vinto solo 1-0, devo impegnarmi al massimo, ok? Prima di 3 partite si vince 3-4-5-7-0, e dopo cosa è successo? Dopo 17 minuti Milik pensava essere su GTA e si è fatto espelle, e questo è il problema, capito? Crea presunzione, e quindi è meglio che abbiamo pareggiato, così poi vinciamo le prossime. Ma, tutto 1-0. Va bene, non sono sicuro di aver capito, Max, te sì. È un po' teorico. Qua, il calcio gioca insieme, cioè non facciamo, allora torniamo alle teorie del basket. Ma cosa fate parlare questo? Lui è teorico, lui legge i libri. Tutti leggono i libri, non è una colpa. Lo dice come se non sa, è un pezzo di me. Legge i libri, è normale, non è. Che poi io neanche so leggere, Peraltro, quindi. Quindi per te è un'offesa, comunque. Sì, doppia. Ma li fanno anche in sudamericano, fanno anche in spagnolo i libri, eh? Allora, in spagnolo non sono in sudamericano, prima di tutto. Vabbè, la lingua. C'è l'argentino, c'è lo spagnolo, che sono due cose diverse. Sì, va bene, okay? Attacchiamoci. Vabbè, comunque oggi di cosa parliamo? Del mio feticismo nei confronti di Ketelaere. Sì, è vero, gli è venuto questo. Sì, sette gol e sette assist, Ketelaere poi con chiare origini sudamericane. No, chiarissime, non è vero. Capo dei nordici. No, ma è vero, lui ha un feticismo, pare che Leo Dani si è abbonato al canale OnlyFans di dove De Ketelaere fa vedere i suoi piedi. No, è troppo timido, tiene le scarpe. E però c'è gente come te, va a pagare lo stesso. Capita che a me, però dico, allora voi sì, non lo sapete che è sudamericano, però allora noi come analizziamo il cognome. Ketelaere, sì, ok? Sì. Nordico, Rodrigo, punto. No, Rodrigo De Paul, sì. Georgian De Arrascaeta, quindi De Ketelaere testimonia del sudamericano. Allora, l'Argentina è la terra di grandi flussi migratori, sono andati gli italiani, una delle comunità più popolose in Argentina è quella degli italiani, ci sta. Beh, De Ketelaere nel 1500 hanno colonizzato Montevideo, attenzione. De Ketelaere, c'è proprio la dinastia. Le crociate con i De Ketelaere. Magari un giorno Federico Buffa ci può parlare delle crociate dei De Ketelaere. Tutta l'evoluzione. Facciamo i De Ketelaere nella storia, non sarebbe male. Dei crociati con un talento che davvero merita di essere raccontato. E lo racconteremo. Oh, a proposito di sei di Federico Buffa, ho sentito dalla sua voce che Michael Jordan potrebbe tornare a giocare a 50 anni. Davvero? È pazzesca, sta cosa è pazzesca. Perché uno che ha 50 anni ancora al fisico, c'è un giocatore di NBA che l'ha 22 anni, che l'ha sfidato recentemente in un uno contro uno degli allenamenti. No, lui ha detto, il giocatore, non mi ricordo come si chiama sto ragazzo, dice non che ha perso, fa io non ho visto palla. E questo c'ha 50 anni, è un po' come, però sono pochissimi, oggi come oggi, se uno ha smesso, giusto, Michael Jordan, Lele Adani probabilmente fermerebbe ancora Robin. Ancora pochi, Overmars. Overmars, però pochi altri nella storia, Lele. Secondo te Overmars perché non ha ripreso a giocare, ti domando? Perché aveva paura di essere fermato da te, Lele, sicuramente. Bravo, perché gli ho detto, se io torno a giocare, dopo torna anche Lele, cioè mi dicono, hai 50 anni, stai a casa, hai capito? Però Overmars, tranquillo, torna a giocare, che io non ho più voglia, ho altro da fare adesso, cambio. Ma Overmars spesso non sa neanche chi sei. Overmars, guarda che ha fatto delle sedute dallo psicologo dove gli diceva, ripeti con me, Lele Adani non esiste,
me lo sono immaginato in seduto un angolo, così non esiste. Così Overmars che dice sì, che comunque in quel video non esiste, nella Dani non esiste. Sì, in quel video non sono servile, poi mi fa ridere perché in quel video, cioè tra l'altro ci sono video dove palesemente ti salta più e più volte Lele, però vabbè, non è vero, io ho postato quello vero e non mi salta mai, me lo sono mangiato a colazione. Guardate l'intelligenza artificiale già a che livelli è arrivata, che cosa. Ma a proposito di intelligenza artificiale, ovviamente c'è anche il suo contrario, vero? Maestro Giampaolo, buongiorno. Sì. Giammaestro, cioè lui è tutto fuorché intelligenza. No, perché non è artificiale, visto, in quello intendevo. No, oggi sto volando in Catalonia. In Catalonia, la verdura o la... No, bisogna togliere l'amaro alla Catalogna. Sto prendendo il posto di Xavi, Xavi no, sicuramente sicuramente sì, sul pullman sta prendendo il posto di Xavi. Però è vero, è stata una settimana dove prima Klopp e poi Xavi e poi forse anche Arteta e poi anche Arteta che presumibilmente, cioè, è passato, scusa Leo, io dico non cosa? È gli è piaciuto Arteta, allenatore della Benfica sarebbe per no, perché dicevo, io non so, sarà un caso, da quando Giammaestro ha dichiarato disponibilità a tornare ad allenare, tutti gli allenatori di grandi squadre stanno cadendo come birilli. Io guardo, ti dico, il Liverpool mi ha contattato, sì. Però non credo. Sì, però ha sbagliato il numero, ha detto scusi, stavamo cercando. No? Però ci serve un grande allenatore, un maestro della panchina. Sì. Io ho detto, no, guardate, purtroppo non so come dove schierare Salah, trequartista, la Suso, non ce lo vedo. Quindi, beh, Suso, sì, però si può dire, beh, mi sembra di dire una banalità, ma che Suso è maggiore di Salah. È follia al contrario, no, cioè che Salah è superiore a Suso, no, Suso è superiore a Salah. Però Salah aveva il poster di Suso già da quando... Oh, è ovvio, questo Savas Andir. Sì, allora, Liverpool voleva aprire una trattativa, sì. Ma quando poi Giammaestro gli ha proposto di vendere Salah per prendere Suso, allora lì a Liverpool hanno detto, ma li ho visti un po' perplessi, però adesso sto parlando con Barcellona, ho chiesto a Xavi, siccome io dopo non voglio fare lo spacca spogliatore, se vuoi tornare a fare il centrocampista alla Sampdoria, a Pirlo serve. A Xavi? Alla Sampdoria. Gli servirebbe. Esatto. Io vado a Barcellona, già ho parlato. Lei va a Barcellona a far cosa? In gita? Lewandowski, regista basso, Ferran Torres, falso 9. E quando arriverà Musacchio? Yamal lo rimettiamo all'asilo. Musacchio non lo sottovalutati, che è un giocatore forte. Dove farà la presentazione di Musacchio a Barcellona? A Giulianova. Giulianova diventerà nuova sede del Barcellona. Un po' fuori mano. Sì. Vabbè, anche il presidente è contentissimo. Per finire la Sagrada Famiglia. Cosa? Mi dispiace per Pirlo che ieri ha vinto 2-1. Ma è buono per lui, penso. Adesso andiamolo a sentire, sarà felice, sarà sprizzerà gioia da tutti i pori. Si sprizzerà. Un po' dispiaciuto perché comunque ho già prenotato, ho detto giocare col Cittadella, quinto in classifica, ce ne farà 3 o 4, infatti fino al 50esimo perdevamo, poi per rimontato e mi è toccato disdire tutte le visite alle cantine che avevo prenotato per i prossimi weekend. Peccato perché ho già dato anche l'acconto e adesso non so se me lo restituiscono, vediamo. Comunque ragazzi, adesso arriviamo a parlare di PSG Leao, di Demiral. Ma prima chiederei soprattutto arriva Filippo Galli, devo collegare con Filippo Galli, però prima di salutare anche Dani Conte, sugli addii a fine stagione di molti allenatori. Allora, avete nominato Jürgen Klopp, avete nominato a Xavi, avete nominato anche Arteta, e poi ovviamente c'è Antonio Conte. Praticamente tutti i grandi allenatori del panorama europeo sono disoccupati ad agosto. Allora, però è vero, sono già due, Conte e il Giammaestro, grandi. Uno non lascia. Non è libero, Uno non lascia. Lasciamo a lui.
Pronto, ma non so di chi si parla. No, non c'entrava. Io mi si è intrufolato. Esatto. Sì, però va bene lo stesso. Sì, esatto, ci è mancato. Sì. Purtroppo la dobbiamo salutare, però le abbracciamo e le diamo un bacione sulla pelata e poi ci sentiamo. Sì, lucida, ci sentiamo così. Però ho appena messo l'olio lucidante. Ah, poi sì. Non, allora un bacione sulla pelata con le pattine. Sì, esatto, con le pattine. Se veniamo con le pattine. Vi ricordate una volta si usava le pattine in... Vi si saluta. Sì, sì. Si saluta. Ma chi? Ci saluta chi? Sì, chi? Vi si saluta. E qui però, cioè, come... Noi vi si saluta. No, noi ma ci... Ciucchi Ciucchi come sta? Ce lo saluta tanto. Noi, io e Ciucchi Ciucchi. Esatto. Va bene. Se ce lo può salutare tanto io, dica che lo chiamo uno di questi giorni che magari riusciamo a fare una pizzata con Ciucchi Ciucchi con un sacco di cose da dire. Da dirgli. Arragliato con soddisfazione affermativo. Arragliato con soddisfazione. Quindi mister, ho qualche chance secondo con lei Ciucchi Ciucchi. Con Ciucchi Ciucchi? Ma se lo faccio bene. Amici sicuramente. Ma se lo faccio bene. Ma lui c'ha altri gusti poi. Ciucchi Ciucchi. Ah, cioè non sono abbastanza per Ciucchi Ciucchi? No, secondo me no, però poi tentar non nuoce, Tonio. Vabbè, ma forse perché mi confonde con Tonio. Sì. Signore e signori, il GOT Daniele Sporchia. Ciao Dani. Ciao ragazzi, ciao, buona settimana. Ti vogliamo bene, Dani. A domani. Ciao. Oh, mamma mia. Dai, allora, regia si va a collegare con Filippo Galli, parliamo del... dacci tu un giudizio, una sintesi, una highlight della partita di sabato. Un po' il solito Milan, fa tanti gol, perché ha fatto due gol, potenzialmente ne doveva fare quattro, i due rigori nettissimi Solari, ma Milan che di fase, proprio fase difensiva, non è nullo, è zero. 25 gol in 22 partite di campionato sono tantissimi per una squadra che ambisce a quello che dovrebbe ambire lo scudetto. Non è neanche colpa di Chiere Gabbia in sé, è colpa che se Chiere Gabbia si trovano in 2 contro 3 al 40esimo, forse c'è un problema, proprio di reparti, c'è un problema e Edo, questa volta qua, cambi completamente sbagliati. Non per Terracciano in sé che fa un errore di gioventù, no, che esatto, è poverino. Non è bruciamolo. Ma perché Terracciano? Cioè la domanda è perché? Perché è stato messo... Ma non lui, perché si è inserito un esterno per un attaccante? È il solito errore. Non bisogna dare agli avversari l'impressione che possono attaccarti. Leo, ti fermo perché dalla regia mi dicono che è tornato a trovarci Filippo Galli. Ciao Filippo, grazie. Ciao a tutti, ciao Edo. Ciao Filippo. Come stai, ciao. Filippo? Abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo. Voi? Bene. No, ti senti un po' raffreddato. Un pochettino, sì, vabbè, pochettino, la stagione. Normale, l'età. No, l'età no, perché no. Stavo dicendo, scusa Filippo, sentito che Michael Jordan potrebbe tornare a giocare a 50 anni. Se dovesse succedere, tu non hai più scuse, eh? Non è che puoi tornare qui e no? Esatto, sì, adesso torna anche Michael Jordan, Michael Jackson, no. Torna Michael Jordan e Filippo Galli. Se torna Michael Jordan ce lo prometti che torni anche tu? Ok, passiamo alle cose serie, ragazzi. Allora, passiamo alle cose serissime. Abbiamo un problema in difesa, vado giù dritto Filippo, perché siamo la seconda squadra per gol segnati in Serie A, ma tra le peggiori delle top 10 indietro. Beh, insomma, diciamo che abbiamo commesso degli errori difensivi, e questo certamente credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, no? Sì, abbastanza evidente, soprattutto anche l'altra sera quando abbiamo subito i due gol dal Bologna. Certamente, soprattutto il secondo, ovviamente poi rimane un po' più negli occhi della gente quello, perché è quello che poi ha consentito il Bologna di pareggiare e noi di perdere due punti preziosi, e insomma lì l'errore, io direi sicuramente di Terracciano, ovviamente, che ha perso l'uomo, si è veduto dell'uomo alle spalle troppo tardi, ma anche di Teo, che è andato ad affrontare Orsolini, se non vado errato, che poi ha messo la palla dentro, è andato piuttosto piatto, insomma, ecco, lì poi ovviamente, come dico sempre, noi da fuori, rivedendo l'azione, rallenti e quant'altro, troviamo tutti i difetti, però è indubbio che insomma sì, abbiamo commesso degli errori, e su queste cose però sono
questioni anche individuali. Dove... Ma tu dici, Filippo, secondo te sono più errori individuali o c'è un problema? Esatto, ma di reparti. Di reparti. Allora, se andiamo a guardare il primo gol, c'è stato questo lancio lungo sul Zirkzee. Se ho sbagliato a pronunciarlo, correggetemi. Dove secondo me Gabbia lì sa di essere più lento rispetto a Zirkzee. Fa una corsa dritta, diciamo, verso la porta, non scorre con lui e lì fa una cosa giusta. Dopodiché Zirkzee riesce a mettere in mezzo palla e poi lì siamo 4 contro 4. Secondo me c'è una ripartizione errata, no, degli spazi davanti alla porta, poi si esce male perché a un certo punto Gabbia invece sta sulla linea, sulla traiettoria dell'eventuale tiro in porta che avrebbe potuto fare adesso non so uno dei loro giocatori, anziché andare su chi poteva ricevere il passaggio. Adesso la sto a spiegare, ma chiaramente non riesco a renderla, perdonatemi. Quindi c'è un errore di reparto. Teo si dimentica completamente di Zirkzee, quindi la palla arriva a lui, poi secondo me c'è anche un errore di Maignan perché comunque perdi il tuo palo, no? Adesso, sì, è vero, c'è stata una deviazione, però è anche vero che obiettivamente è un errore di tutti, diciamo, collettivo, ecco, dal punto di vista difensivo, perché poi chi era è costretto a uscire su chi tira in porta, viene ribattuto il tiro e appunto la palla va a Zirkzee che fa gol. Però ecco, di Terracciano un errore proprio di disattenzione, e sicuramente il ragazzo poi da qui in poi si guarderà bene, no, da commettere un errore così, che ci può stare, per carità, però gli sfugge proprio l'uomo, lui è attratto dalla palla quasi costantemente, quando si accorge è tardi, quindi è costretto a tirare la maglia anche per distinto, insomma, ecco. Ho una serie di domande collegate a questa cosa, perché una la diceva Leonardo poco fa, visto che tu hai citato Terracciano. Io ho detto, ovviamente, ragazzi, non va bocciato Terracciano per un errore, era appena entrato a freddo, appena arrivato al Milan e tutto. Però la domanda, Filippo, Leo diceva, sono stati sbagliati i cambi, cioè secondo te l'avresti fatto Terracciano? Lui è entrato a posto Pulisic, sì, esatto, più che altro per dare l'idea. Il Milan è già cascato più volte, Filippo, poi dimmi tu cosa ne pensi su questi cambi conservativi quando sta per vincere, quando insomma la partita sta per finire e vince con dei cambi conservativi, che però cambi i ruoli anche, perché Terracciano va a fare il quinto e quindi cambia la difesa. Tu che ne pensi? Beh, insomma, è indubbio che i cambi possono avere indotto la squadra nostra a pensare di mettersi soltanto su un aspetto difensivo anziché continuare a provare a proporre gioco, eccetera. Chiaramente la lettura di Pioli probabilmente è stata anche quella, che la squadra poteva essere in sofferenza, e quindi mettere un giocatore che in qualche modo sì è un difensore come Terracciano, però anche un difensore di fascia, è uno che comunque ha corsa, eccetera, per cui insomma collegare le due cose non direi. È certo che questo Milan deve imparare ad avere una mentalità che sia sempre offensiva, che sia sempre, cioè, difendiamoci tenendo la palla, avendo la palla e magari tenendola nella metà campo offensiva quando possibile, ovviamente. Però insomma non credo che alla fine i cambi, dopodiché chi entra in campo deve avere quel pensiero lì, no? Quel pensiero di tenere la squadra avversaria là, però il Bologna sapevamo la qualità di una squadra che va sempre a giocare, che prova sempre a giocarsi la partita. E già l'andata ci aveva dato fastidio. Ci aveva dato fastidio, ma adesso a maggior ragione con la consapevolezza che ha delle proprie forze e di un gioco che insomma ormai è un po' nel DNA loro. E quindi insomma non era una partita facile, peccato, perché l'avevamo ribaltata, e soprattutto consideriamo che abbiamo fallito due rigori, insomma. Quindi un Milan sicuramente vivo, un Milan che meritava di più, forse. Sì, che meritava di più, però poi alla fine ha portato a casa quello che insomma non puoi concedere due rigori a una squadra come il Bologna. Poi in questo momento assolutamente è un peccato davvero. Poi secondo me brucia
quell'episodio del pareggio, ecco, lì c'è stata proprio una disattenzione, un errore da parte di Teo che io dico sempre, no, è vero, devi dare dai l'esterno all'attaccante ma non dare il fondo, soprattutto quando sei in area di rigore, nel momento che dai il fondo uno può mettere palla dal fondo e non è che è arrivato sul fondo ma quasi, insomma, diventa una palla pericolosa. Allora, volevo farti la domanda se Zirkzee è da Milan, ma secondo me la risposta sta già nella domanda. Guarda, io l'ho scritto anche nel mio blog tempo fa, che Zirkzee poteva essere un giocatore sicuramente interessante, ma non solo per il Milan, ovviamente, per i grandi club, per le squadre che vogliono giocatori di qualità, giocatori che possono essere decisivi. Insomma, l'altra sera Zirkzee è stato, insomma, fatto vedere, ma al di là dei gol anche gli assist, sì, cioè no, mette la palla, mette la palla nei corridoi che vede lui. Ma poi lui capacità di essere efficace, di essere anche piacevole da vedere, non so come dire, anche nel tocco. Sembra strano perché è alto, però alla fine è anche veloce, soprattutto è veramente molto tecnico. Per essere, mi sembra 1,91. Avrà, non lo so, 45 di piede, perché si vede che c'ha il piede, no? Però come vedete, insomma, a volte gli aspetti morfologici non sono poi così importanti, no? Alla fine uno come riesce a tenere insieme tutte le qualità e soprattutto tenerle insieme, soprattutto. No, è vero, una volta era più difficile, però, cioè Ibrahimovic. Andiamo anche lo stesso Van Basten, ragazzi, perché Van Basten non era. Van Basten, partiamo da lì, insomma, Van Basten sapeva fare tutto con un'eleganza incredibile, con un'efficacia incredibile, pure lo alto non so quanto anche lui. Infatti parliamo, ve lo assicuro. Infatti parliamo del più grande di tutti. No, allora ti faccio l'ultimo, perché qui solamente tu, cioè, puoi darci una risposta che non è facile, però. Come la gestione di Simic, Filippo, rispetto a tutti i ragazzi che sono stati buttati dentro quest'anno per necessità o per soprattutto per necessità, quello che ci è sembrato più pronto per tutta una serie di caratteristiche sia fisiche che di gioco, al di là del gol che ha fatto all'esordio, non consideriamolo, però ho capito quello che vuoi dire, sì, cioè, voglio dire, è chiaro che anche a me Simic è sembrato tra i giovani il giocatore più pronto, il giocatore più, sì, ha dato l'idea di consapevolezza della propria forza, di saper stare in campo, di essere deciso, no, in tutto quello che faceva, sia in fase di difensiva che in fase di possesso. Però sai, è Pioli che lo vede tutti i giorni, quindi a lui la consapevolezza, certo, la certezza rispetto a quanto possa dare questo ragazzo. E poi sappiamo che ci sono degli equilibri in squadra, in gruppo, di cui bisogna tener conto, insomma, dobbiamo sempre cercare di vedere l'insieme, no, la complessità di tutto quello che comporta poi una scelta di campo. Ma no, ma è ovvio, tu dici bisogna capire, bisogna vedere gli allenamenti, bisogna vedere. Sì, magari tante non so, adesso magari come fa uscire la palla Simic, non la fa uscire come vorrebbe Pioli, non so, mi viene in mente questa cosa piuttosto che altra, ma è una supposizione, non è una cosa, un dato di fatto, una cosa di cui io abbia certezza, però sono tante le sfaccettature che bisogna tenere conto rispetto all'impiego o meno di un giocatore. No, che a me colpisce il fatto che continuano a essere accostati difensori al Milan, perché sappiamo che Kalulu, Tomori e Ciao sono lungodegenti, rientreranno, ci vorrà tempo per recuperare. Oggi l'ultimo nome, quello di Demiral, accostato al Milan. Mi domando se la gestione di un ragazzo così che è stato buttato dentro allora a quel punto lo mandi a fare anche lui esperienza, prestito, no? Sì, no, infatti io adesso non so queste voci di mercato che quale fondamento abbiano, che percentuali di verità possono avere. È chiaro che, ripeto, rispetto a quello che abbiamo visto, che è poco, perché è poco, c'è l'idea di poter puntare su questo ragazzo, dopodiché lo staff lo vedono i nostri direttori sportivi, lo vede il direttore dell'area tecnica, lo vedono tutti e hanno sicuramente una percezione che può essere migliore della nostra per prendere delle decisioni. Signore e signori, Filippo Galli, mi raccomando, www.filippogalli.com, ragazzi, perché se volete approfondire tutta una questione di aspetti tattici, culturali, anche filosofici, se volete, legati al calcio,
filippogalli.com. Ti vogliamo grazie, bene Filippo. Ciao anch'io, ciao ragazzi. Ciao, a presto. Ciao. Allora, dai, 20 minuti per noi. Voglio le voci, Leao, Demiral, eccetera. Io prima voglio parlare di Zirkzee, Leo, perché io farei carte false. Sì, ti capisco, le farei anche io. Non, ad oggi non è un bomber da 30 gol, ma un bomber che ti fa girare la squadra, un giocatore... ma perché non è un bomber alla Icardi, per intenderci. Esatto. Caspita, è uno dei 9 più tecnici che girano in Serie A, quello sicuramente, se non il più tecnico. Ha incantato. Incredibile, ha una tecnica incredibile. Mi ha colpito più del gol, che va bene, c'è anche una componente di... Ha fatto 2 o 3 imbucate al centro. No, tenuto, cioè, reparto pronto, da solo. È pronto. Chi sei? Ciao. Sì. Pronto ragazzi, Davide dalla Svizzera. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Raga, un'altra brutta partita purtroppo. Ah no, ma qua c'è chi dice Davide che va tutto bene, qua. Come? No, c'è anche chi dice che va tutto bene, che Milan è in linea con gli obiettivi. Cioè, ci sono sempre queste 2 cose, io non riesco mai a capirle. Ma che boh, non so. Io però te ti devo rimproverare un pochettino, per una cosa sola. A te. Prego allora. Beh, se no lo devi buttarvi giù, no? Sì. Ma non è un improvvero, è solo una mia opinione, che avevi detto poco fa che Kier era netto. Secondo te no? No raga, perché è Kier che mette la testa giù, noi sappiamo che normalmente è un po' diversa la situazione, però non ci affermiamo a sto calcio di rigore. Perché anzi, il prossimo rigore netto per il Milan non lo voglio, perché tanto lo sbagliamo. Ci siamo fatti prendere per il culo dagli interisti, segnalo questo ormai. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Ciao. Io vorrei anche sottolineare una cosa, perché mi è scesa una lacrima sabato sera. Perché avete visto il cross di Florenzi? L'hai visto che c'è qualcuno che sa crossare? Cioè, avete visto che si può modulare il cross? Se sei più vicino alla porta lo puoi colpire un po' più con lo scavetto. No, tirare dei missili. Sì, non è che si colpisce sempre uguale la palla. Si può anche... ma Florenzi da quel punto di vista ha dei piedi eccezionali. No, da terzino, quasi terzino. Da mediano. Però Calabria... Cioè, non c'è una bella differenza. Infatti uno ha fatto l'assist quando è entrato e ma anche Calabria ha fatto la scorsa all'ultima partita, sì. Ma tra l'altro anche Loftus-Cheek fa una bella partita, ma nel complesso a me dà l'impressione che Milan abbia fatto un po' di fatica con il Bologna, doveva portarsi a casa i 3 punti sicuramente. E poi c'è il grande tema, Edo, di Rafael Leão, perché Rafael Leão è quel giocatore che ti fa una partita, ha giocato bene, però ti fa una partita secondo tanti da 5 e poi fa quella cosa lì. E quella cosa lì vale un gol. E quella cosa lì, allora come la valuti? La gente, secondo me, il 5 è influenzato dal fatto che non segna da settembre, non fa assist da ottobre. Però ogni volta che prende palla, ragazzi, va bene, prenderà poche partite. Questo è quello che gli possiamo dire. Se lui toccasse su ogni pallone fosse decisivo, sarebbe Mbappé, però. Certo. Invece non è Mbappé proprio perché ha questi buchi. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Enzo. Ciao Enzo, come stai? Dov'è la tua fidanzata oggi? No, senti un po', io sono incazzato con Nero con voi. Che cosa è successo di nuovo? Allora, ascolta, io ti do 2 numeri, 22. Di telefono? No. Ascolta, 22 e 34. Adesso ricordati questi 2 numeri, che poi ti devo dire una cosa. Prima voglio dire qualcosa sul Milan. Sì, vai. Sul Milan. Noi continuiamo a fare come il cane che si morde la coda. Mm-hmm. E dalle amichevoli. E il mio lo fa veramente, tra l'altro, ragazzi. Si incazza se non riesce, continua a girare così. Però quello che io dico che è da agosto, dalle amichevoli di agosto, che io continuo a dire che noi ragioniamo sulle cose sbagliate. Continuiamo a dire che sbagliamo troppi gol. Il problema è non è quello, prendiamo troppi gol. Il problema non è dell'attacco. Detto Enzo, una volta abbiamo dato una notizia vera. No, dico in generale, anche a livello giornalistico. Perché, scusa, noi ieri perdevamo 1-0, abbiamo sbagliato il rigore e va bene, dimenticalo per un attimo. Abbiamo poi pareggiato, abbiamo sbagliato un altro rigore, siamo andati comunque in vantaggio. Ma cazzo, ma io devo fare 4 gol per vincere una partita?
Ma è possibile? No, è vero, sono d'accordo. Ragazzi, sono d'accordo. Il primo gol del Bologna hanno tirato quattro volte prima di fare gol. Ma nell'area piccola. Ma dai, poi parliamo degli attaccanti, ma per favore. No, e parliamo del 22 e del 34, dai, che ci dobbiamo... E poi non mi toccate Leao perché mi incazzo, eh. No, volevo ringraziarvi, volevo ringraziarvi tutti e due per venerdì scorso, perché 22 minuti e 34 secondi è il tempo che io ho trascorso al cellulare fino alla fine della trasmissione. Cioè, di telefonata abbiamo fatto 22 minuti? No, nel senso che non mi avete... In attesa. Ah, 22 minuti e 34 secondi che volevo salutare Martina e poi avete chiuso la trasmissione. Eravamo gelosi. 22 minuti me lo sono segnato e 34 secondi. Vergognatevi. Dai, manda la bolletta e te la facciamo rimborsare da Leo. Ma ciao, adesso c'ho dietro portafoglio. Ciao. Ma mettili un attimo, non c'è, te anticipi, dopo te li ridò. Anticipa il Morgan che lasciati in attesa, se avete a me, non capito qua dentro. Allora, il prossimo... Non ho detto niente. Prossimo che scrive quel nome lì, Amedeo Consonni, è bannato. Io ve l'ho detto. Allora, Loftus trequartista è maggiore di che sì, punto. Ah, così la butti. No, rifacciamola, Leo. Loftus trequartista è maggiore di che sì. Sì, va bene. Allora, rifacciamo. Leo, ma Loftus trequartista? Sì, ti voglio più convinto. Lo è, però che si batte i rigori. E mo sta un po' mancando di battere i rigori. Che se ne sbagliava a mezzo. Sì. Ma più che... Guarda che Giroud storicamente non è uno che ne ha sbagliato tanto in carriera... Infatti, non è Trezeguet per intenderci, certo, Giroud. Quello è vero. Ma infatti, io lo ripeto all'inizio anno: per me non è un problema di giocatori. Per me il Milan non ha un problema di giocatori. Può mancare un filtro davanti alla difesa? Va bene, stiamoci assolutamente. Se mettiamo un giocatore davanti alla difesa, io vi assicuro che il Milan comunque prende 30 gol quest'anno, perché sbaglia a difendere di reparto. È abbastanza, secondo me, evidente. E non difende bene di reparto. Il Milan lascia i 3 contro 2, le praterie. Ti ricordi con la Juve quando Malik Chau fu espulso? Stesso problema. Poi il Milan ha deciso che da lì al 5-0-5, al ritorno a quella cosa lì, doveva giocare in questo modo. Ma per me è stato sbagliato dal principio la difesa così alta con giocatori che non sono in grado di farlo, al 5-0-5 obbrobrioso, alla difesa di adesso, che è la stessa cosa. Gaber dice, anche tu fai commenti di chi gioca a FIFA? Chi io gioco a FIFA? Chi sono io? Anche io gioco a FIFA, certo faccio i commenti di uno che gioca a FIFA. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Massimiliano da Treviso. Ciao Massimiliano. Ciao ragazzi, avrei una piccola provocazione per Leo. Vai. Senti, parlando di attacco, molliamo tutto e proiettiamoci già su una roba metafisica che non può essere adesso, ma che sarà da giugno in poi. Ti do un nome solo e secondo me ti piacerà un sacco, ma perché non si punta su Gyökeres? Già una cifra. Esatto, sì, a parte quello, Davide Giovanzano è un fan di Gyökeres. Io un pelo meno. E quindi raga, è una pippa. Davide Giovanzano è un gran bel giocatore svedese. Esatto, gioca allo Sporting. Il Milan vuole spendere quella cifra? La domanda ti faccio, Massimiliano. Quanto il Milan li spende? Gyökeres, siamo già a 40. Ma siamo anche a 60, buoni. Sì? Lui avrebbe una clausola da 100, se non sbaglio, pensa a te, però si tratta. Ma quello è il costo, ragazzi, di una punta, eh? È quello. Sì. Ma perché vede, io adesso, se immagino l'anno prossimo, cioè se io mi vedo Zirkzee e Gyökeres, diciamo che si può affrontare praticamente tutto, no? Sono due giovani e uno è una punta più, diciamo, un 9, però super completo, che è Gyökeres. Io ultimamente non sono un grande appassionato della Lega portoghese, però l'ho seguito e devo dire che mi sembra, per me sarebbe un innesto top. A me invece piace Zirkzee perché è un 9,5, invece un 9,5 tendente al 10, è un 10 meno. Ma lui va bene perché è molto mobile, però se ci affianchi anche l'altro. Lui torna tantissimo, Zirkzee. Solo in certi momenti era addirittura sotto il mediano a prendere la palla. Però sì, mamma sì. Mi piace troppo. Va bene. Ragazzi, sogniamo. Ci ha un po' tolto sta cosa di sognare, no?
Sì, ci ha stancato, però che dovremmo fare? Anche adesso, quanti giorni mancano alla fine del mercato? 2-3 più o meno. Ecco, a parte Terracciano e Gabbia, chi è arrivato? Nessuno. No, beh, Terracciano. Sì, parte Terracciano e Gabbia. Se fosse arrivato Terracciano avremmo vinto 2-1. Scusate, proprio tu che un minuto fa. Sì, esatto. Massimiliano, ciao, ti abbracciamo. Ciao. Ciao. Ma perché tu credi ancora a quello che io dico? No, io ho smesso di crederci da mesi, forse quasi anni. Devo dire che oggi Edo in chat la questione è un po' polarizzata, cioè... Si fa fatica quasi a trovare colpe colpevoli, proprio perché secondo me sono distribuite più o meno su tutti. Cioè, mi spiego. Per me i giocatori sono quelli che hanno meno colpa, ma non perché li voglio difendere a prescindere, ma perché sono dei giocatori che non tutti sono messi nel contesto migliore per me per poter far bene. C'è una confusione tattica enorme, che Milan... Insomma, che confusione! Attacca bene, ne abbiamo parlato tante volte. Il Milan attacca anche discretamente bene... Fa tanti gol, perché questo è sotto gli occhi di tutti, ma di reparto difende malissimo. E il problema è che secondo me Milan si sta un po' piattendo verso sto terzo posto, no? Anche col Bologna, tutto sommato, alla fine della partita, secondo me l'impressione generale era che vabbè, ma va anche bene. A me no, perché bravo, io guardavo ancora su. Bravo, questo è vero, è un po' l'ho piatto pensato anche anch'io, l'ho pensato anch'io. Anche Pioli che prima della partita dice noi non siamo dentro quel treno lì. Cazzo, io voglio un allenatore che mi dica sì che sono dentro quel treno lì, ma le vinciamo tutte, andiamo lì. Poi non lo fa, magari non li riesce, per carità. Però io, ragazzi, di sta mediocrità ne ho un po' più nelle balle a un certo punto. Cioè dire, però abbiamo giocato bene, mancano delle cose. Ragazzi, no che non va bene. Cioè, no, non è questo a cui sono abituato. C'è gente che... Cioè... Capito a cosa mi sto riferendo? Cioè, io non... Però Sergio dice, sbagli il rigore è colpa dei giocatori. Poi dici, questo se difendi è male è colpa... Questo è vero, Sergio, questo è vero. Infatti Teo e Giroud hanno tirato due rigori imbarazzanti, al limite dell'imbarazzante, ma veramente al limite. Però ragazzi, io mi sento appiattito in questa mediocrità qua, che comunque va anche bene. Adesso l'Europa lì bisogna arrivare in fondo. Sì, va bene, ci sta, arriviamo in fondo, ma non è la stagione che mi aspettavo, non è la stagione che si merita Rafael Leão, Christian Pulisic, Theo Hernandez e Mike Maignan, perché poi quest'estate, beh, oddio, lo sappiamo bene, Hernandez, anche i calciatori hanno la loro parte di colpa. Theo Hernandez ha iniziato a giocare a dicembre, ragazzi. Certo. Allora lo stipendio gli inizia a pagare a dicembre, non so come dire, anche non è tutta colpa di Pioli, ci sono colpe da distribuire, però io ancora continuo a parlare con gente che, ad esempio, fuori da scuola di mio figlio c'è questo ragazzo che vende, fa l'ambulante, eccetera, no? Mi ha fermato venerdì, mi ha detto: beh, certo che se comprate i giocatori di me. Io ho detto: ma quali giocatori? Lui è interista, tra l'altro, arriva. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, non è... c'è ancora veramente tanta gente che è convinta che questa squadra sia fatta di giocatori mediocri. Io non lo penso, nemmeno non l'ho io. Mai pensato. Io. Poi quindi questo, dal mio punto di vista, aumenta le colpe dello staff, perché i giocatori... Dopodiché, però, anche loro hanno le loro... Anche Alfredo, giustamente, come dice Antonio, ha la sua parte di grande citazione, o no? Sì, no, è vero. Cioè, se Giroud sbaglia un rigore e Teo sbaglia un rigore, la colpa è loro. La partita in Milan l'avrebbe vinta con i due rigori. Ma io, a quello a cui mi appello è proprio questa... Ma non mia sensazione, è proprio evidente scelta di stare su questa un po' questa mediocrità. Era evidentemente la partita giusta. Cioè, l'Inter gioca con la Fiorentina, vero, poi ha vinto. Però dopo va con la Juve. Erano i momenti per dare quello sprint lì. E non è stato fatto, perché comunque al 92esimo il Milan era un po' lì che si difendeva. Mi manca un po' quel fuoco lì. Tra l'altro, Edo, il Paris Saint-Germain è su Rafael Leão. L'hanno confermato più parti. Mbappé andrà via quest'estate. Vabbè, certo, è scaduto. Quello si era capito da un po' di tempo. Qualcuno poi... dice, ma perché non Vinicius il Paris Saint-Germain, però? Scusa, Mbappé dovesse andare al Real... Che fanno? Mbappé e Vinicius? Cioè, adesso scherzi a parte. Vabbè, ma loro che gliene frega? Cioè, non è che lo si mandano di vabbè, problemi. Ma tu no, devi stare dalla mia parte, però. Perché devono andare a prendere Leão. Sono d'accordissimo, ma sono assolutamente. Ma ripeto, al Paris Saint-Germain, se vuole risolvere i suoi problemi, c'è un certo Lautaro Martinez che sta facendo fiumi di gol. Però sembra che voglia. Ma Raffaella... quelli dell'Inter non li guardano nessuno. Mai. Io non so perché non c'è mai nessuno interessato ai giocatori dell'Inter. Vabbè, andiamo con lo spot, Morgan, prego. Se tuo figlio ha un cuore rosso-nero come il suo papà, allora non perdere l'occasione di farlo partecipare al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che anche tu avresti voluto fare alla sua età.
Sport Eventi collabora da anni col Milan per organizzare camp estivi che ogni anno accolgono ragazzi dai 6 ai 16 anni da ogni parte del mondo, in suggestive location come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e Altopiano di Asiago. E allora non perdere questa occasione. Vai sul sito www.sporteventi.com e iscrivi subito tuo figlio. Allora, Morgan, mi chiami il numero che ti ho girato? Perché qui abbiamo dei fan in chat che mi vogliono sentire beatboxare. Sì, non aspettiamo altro. Siccome, ma siccome sto diventando bravo, sto facendo dei programmi, come giustamente mia figlia mi fa notare, non penso che mi scriva per prendermi per il culo mia figlia, cioè, no, cioè 9 anni, no, no, è piccola. Però qualcuno ti aveva scritto qualcosa sul tuo beatbox, ricordamelo. Che sì? Mi aveva fatto non me lo ricordo. Sì, devi passare l'altra, però di passare. Sì, perché voglio beatbox. No, non è mai intervenuta in diretta, la voglio salutare in diretta. Comunque, dai, intanto possiamo riprendere. Matic, invece, il nome di Matic che continua. Matic Demiral. Cioè, quando è l'umido, scusate, perché. No, magari si escono spesso questi nomi perché oggi è lunedì, è giorno di smaltimento. Guarda, devo dire, una delle poche volte che c'hai ragione su questo. Cioè, Matic molto meno di Demiral. Nel senso, Matic ha fatto una gran stagione l'anno scorso a Roma, quest'anno meno a Rennes. Forse ma molto meno a Rennes. Sì, molto meno. Forse Matic ci serve un po' di più. Io continuo a pensare che un giocatore in difesa si serva, ma poi arriviamo ad averne 8 di difensori centrali. Un po' tanti, siamo una toppa. Non so, va bene anche per l'anno prossimo? Non penso, prestito secco di 6 mesi. Vedete voi. Per me, no, nessuno dei due. Onestamente, mio parere personale, no, nessuno dei due. Piuttosto faccio giocare Simic che prendere Demiral. E perché sta uscendo anche il nome di Højbjerg? Perché Højbjerg è sul mercato, invece lui è un gran bel centrocampista. Mi piace davvero tanto. Ha avuto un exploit negli ultimi 2-3 anni. Mi piace tanto a Conte, Edo, piace tanto a Conte, così te la butto lì. Con Conte ho giocato tanto, adesso ho giocato molto meno con Postecoglou. Højbjerg sarebbe un bel acquisto. No, ma l'altra però non devi. Allora, signore e signori, prima volta esordio qua a Radio Rossonera Lunch Press per Beatrice Maturo. Applausi regia. Oh. Ciao amore mio. Ehi, non si sente niente, non si sente. Pronto, pronto. Bea. Ciao amore mio, allora ti volevo far sentire. Mi servi tu, mi serve la seconda voce per beatboxare, perché sennò no. Come no? Dobbiamo beatboxare, io ti faccio il flow, la base. No. Scusi, ci devi mettere sopra il cantante. E che canzone ci mettiamo? No, è che se ridi sembra che mi stai prendendo in giro, che non sono veramente bravo a fare beatbox. No, fidati, sei bravissimo. Brava, convinci i miei ascoltatori, convinci 500 passa persone che sono bravo a beatbox. Dopo ci mettiamo d'accordo a casa. Ti conviene spegnere a tutti, ve lo dico. No. Grazie, ci vediamo a casa, facciamo i conti a casa. Ciao amore mio. Ciao. Mua, 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 mua. Sì, ciao. Vabbè, sui servizi sociali in chat. Sì, no, ma ci penso. Vabbè, io però penso. Questo è uno dei flow ball. Betting in ASMR ti avevano detto, ma mi è venuto in mente. Cosa? Ma mi è venuto in mente. E sotto Lunch Press Box. Lunch Press Box, lanciamo. Dovremmo lanciare l'angolo del beatbox, dell'improvvisazione, del rap. Ad esempio, il rap ci qualcosa, Leo. Se no parliamo di calche. Cioè, un po' non... piatta come trasmissione. Le conosco i miei limiti, Edo. Cosa che evidentemente tu non fai e non hai. Quella sul beatbox. Vabbè, la senti, non però, no, come è bassa.
È betting in SMR. Come ti ho scritto? È precisamente. Però. Si blocca. Oh, che petting fate voi, ragazzi? Non lo so, con una mucca, non lo so. No, però dico, se anche Bea, cara Bea, che ti ha detto spegnete, forse. Lunch press a poc mi piace perché rende un po' la. Vabbè, ma non ho capito che ne dite del beatbox, perché no, vorrei pessimo, andare vorrei... con Leao. E Moise Ken mi hanno chiesto. Non di... è vero, non te l'hanno chiesto. Mi hanno chiesto di andare a fare le basi. Mi hanno chiesto di andare a fare le basi. Guarda che ti ho sentito beatboxare su Radio Rossonera. Incredibile. Cioè, effettivamente, Morgan, dici, non sa fare un cazzo nella vita. Una roba. No. Sa fare. Oltre a spegnere i microfoni, sa fare un'altra cosa. Sì. Però vabbè, il microfono è un tastino. Sì, quindi un quello. Sa beatboxare, ma non lo fa. Non lo fa. Non lo fa, ma perché Morgan, si perché vergogna. Dice. Ma io non so rappare, cioè sono proprio scarso. Io ti faccio le. Ma a me non mi vuoi. Cioè, vuole Leo come spalla e non. Io so fare diversi flow, tra l'altro. Adesso. Sì. Adesso non voglio. Sì, perché sennò poi mi vedono i produttori musicali. Sì. E cosa fa? Ti offri i soldi? Ma la stanno sentendo? Ma sei tu e ti stanno sentendo o no? Sì. Allora vai, allora arrivai. Che vai, io faccio. Vai. Mi sembra un rutto, Però ci sta. Morgan, che beatbox è tu che rutti sul microfono, non ho capito perché. Scatarro, dico. Sì. Va bene. Mamma mia, quanti invidiosi che leggo in chat. È una brutta cosa l'invidia, Leo. Quando uno ha un talento. Catarro. Quando uno ha un talento. Beh, il catarro può essere comunque un talento naturale. C'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Non è che. O no. Ultimi due minuti peggiori della stagione, perché in realtà abbiamo reso un grande omaggio all'arte e alla musica. Edo, ragazzi. Dopo la bracciola della domenica. Cosa? Eri tu dopo la bracciola della domenica. Sono quei rutti. Vabbè, ragazzi, però se non mi vedete nelle prossime settimane, sapete che sono andato a studiare, sono andato ad approfondire qualcosa. Vabbè, annunciamo che Edo è andato ad approfondire. Sì, quindi, lo chiamerei taleggio più che talento, anch'io. Effettivamente. Sì, lo so. Luca si è vomitato i ravioli. Allora, anche... Mamma, quanto vi leggo invidiosi. Sì, sei all'MTV Awards così, no? Vi leggo invidiosi, non è colpa mia. Vabbè, facciamo. Ha diffuso il nuovo coronavirus questo beatbox. La sigla di Antonio Porro l'ho fatta tutta io in beatbox, ragazzi. La voce si sente. Vogliamo io. Morgan in chiusura? Anche se non c'è. No. Madre di Dio, una brutta cosa. Ma tu sei una brutta cosa. Già doveva essere venerdì l'ultimo giorno di Morgan. Quindi oggi diventa ufficialmente l'ultimo giorno di Morgan. Grazie Tupac. Sì. Si sta rivoltando anche fuori tempo. Sì, no, come anche fuori tempo, Paolo? Mi querelate, scusi. Vi ho messo l'F3, parte in automatico la querela, va ad aggiornare. Sì, nemmeno io non me lo meritavo, Francesco, lo so. Però è così, è lunedì, pensate mamma, al venerdì mamma, cosa arriva. Mamma mia, che brutta cosa l'invidia. Grazie a Morgan in regia. Che sia, questo sì. Sono io. Grazie a Leonardo ciao Menini. Ciao a tutti. Sì. Grazie. Ma perché ti ha preso sto schizzo da beatbox? Io proprio. Grazie a Filippo Galli, Daniele Sporchi, a Gianluca Docimo e tutti voi, ragazzi. Torniamo domani. Boom. Sei pronto a vivere un anno da campioni con i calendari 2024 di Euro Publishing? Ogni giorno, ogni mese, ogni stagione, vivi la passione rossonera in modo unico con i calendari ufficiali AC Milan firmati Euro Publishing.
Le foto più belle e le descrizioni dei campioni del Milan fanno da sfondo al calendario ufficiale del club, un'edizione da collezione che raccoglie le immagini più spettacolari e significative della stagione in corso. Dai gol di Giroud alle sgroppate di Leao, passando per le parate di Maignan, scegli il tuo calendario preferito. Cosa aspetti? Corri in edicola oppure su Amazon alla pagina Euro Publishing a comprare il tuo calendario 2024 del Milan. In tante versioni e formati, orizzontale da collezione, verticale e verticale con tre braccialetti rossoneri. Scegli il calendario a misura dei tuoi sogni. Con il Milan nel cuore e il calendario Euro Publishing in cucina o in cameretta, il tuo anno da campione inizia ora. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol.